Lunghissima conferenza stampa di presentazione del neotecnico Silvio Baldini con il presidente Daniele Sebastiani. Vogliamo vivere un sogno, è la parola ripetuta, la frase ripetuta più volte dal neotecnico biancazzurro. Qual è il sogno? Serie B e perché no Serie A? Io non sono ipocrita, questo ha detto Silvio Baldini parlando anche della contestazione, ha detto è un bene che ci sia, vuol dire che c'è democrazia, toccherà a noi far vivere ai tifosi che oggi contestano un sogno. Ma con le immagini di Alberto Capo ci andiamo ad ascoltare alcuni passaggi della conferenza stampa di Silvio Baldini. Intanto in bocca al lupo per la stagione a Pescara, le chiedo, in base a quella che è la sua idea di calcio che ha fatto intendere poco fa e avendo visto la rosa del Pescara, cosa ha chiesto al presidente Sebastiani, al direttore dell'Icarri, dove e come intervenire? E se tradotto quello che ha detto poco fa del sogno per questa stagione in un posto magico e riportare Pescara in Serie B. Grazie. Io ho chiesto solo al Presidente una cosa, quella di rispettarmi per il lavoro che faccio, ma il Presidente, come ti ripeto, anche se non abbiamo mai lavorato insieme, io so da persone che lo conoscono benissimo che lui è molto rispettoso dei suoi allenatori, è molto rispettoso del lavoro che lo fanno, è una persona che si è sempre adeguata a chi metteva alle sue dipendenze. Quindi l'unica cosa che ho chiesto è questo tipo di rispetto, perché altrimenti è inutile che mi avrebbe scelto, ma lui mi ha scelto proprio perché ha fiducia in questo tipo di lavoro in cui io devo essere il principale attore nel cercare di trasmettere ai giocatori tutta questa voglia, tutte queste speranze che ho di raggiungere un certo obiettivo. Quindi cosa gli chiedo secondo te al Presidente? Cosa gli chiedo? Me lo dica lei. La serenità. No, di essere sereno. Questo... Di essere sereno. No, mister, non dire così che io già ho detto un sacco di volte state sereni. Sì, vabbè. No, no, io dico sereno nel senso. Sereno nel senso che nella vita bisogna accettare nei momenti in cui quando le cose non vanno bene e sei tra l'incudine e il martello, cosa puoi fare? Però io le chiedevo proprio da un punto di vista strettamente tecnico, rosa alla mano, no, quello che non, chiede. Io ho solamente chiesto di avere i giocatori che siano motivati e che siano orgogliosi di indossare la maglia del Pescara, perché un conto è dirlo, baciarla quando fai gol sotto la curva e poi speri di andare a giocare in un'altra squadra. Questi tipi di giocatori non fanno proprio al mio modo di pensare. Io ho chiesto solo di avere persone motivate e soprattutto persone che abbiano il rispetto di quello che facciamo, altrimenti ci dobbiamo mettere da parte. Il sogno lo traduciamo? Riportare il Pescara in Serie B, le sue parole che ha detto all'inizio? Che sogno che facciamo secondo te? Io non ho paura, non ho paura. Anche perché nascondersi dietro all'ipocrisia, di cosa sa? Ho parlato finora di queste cose, secondo te vengo a Pescara per far cosa? Ti ho detto, se io voglio il biglietto da 50 milioni, perché devo pescare quello da 5.000 euro? Io vengo qui e il mio sogno è portare Pescara, te lo ripeto, perché tanto mi diverto anche nel mondo del calcio, non portarlo in B, vorrei portarlo in Serie A. E uno dice, ma fai le cose con calma, si va in B, ho capito, ma se ci riesco vorrei anche andare di là. Sempre se il destino e le mie capacità professionali me lo permettono. Poi, se non succede, comunque andrà, io sono venuto con questo obiettivo. Per riallacciarmi al discorso dei colleghi sui giocatori che lei già conosce, che magari possono essere di esperienza, mi riferisco a Marconi, col quale ha vinto il campionato a Palermo. Si dice che ci ha parlato qualche giorno fa, qual è la situazione di Ivan Marconi? No, guarda, queste sono situazioni un po' antipatiche da parlarne qua in conferenza stampa alla presentazione. Queste sono cose in cui ci dobbiamo noi, quando facciamo la nostra riunione tecnica, vedere in base alla società, budget, perché quando sono arrivato il Presidente mi ha detto una cosa, budget permettendo puoi fare tutto quello che vuoi, budget permettendo, perché non possiamo fare cose che poi non siamo in grado di onorarle. Quindi noi dobbiamo riunirci, vedere la società, quali saranno le nostre risorse e investire in giocatori che ci permettono, budget permettendo, di fare una squadra molto competitiva.